Amici lodatori del sole, bentornati finalmente in questo nono episodio della nostra serie su Final Fantasy 8. Lo so, vi avevo detto che avrei fatto due episodi a settimana e sono ancora convintissimo di farlo, ma non ho potuto farlo questa settimana che è appena passata per un validissimo motivo, cioè che il 31 era il mio compleanno, il giorno dopo era il compleanno di una persona importantissima della mia famiglia e il 4, quindi ancora subito dopo, era il compleanno della mia ragazza, quindi tutti insieme c'è stato un ammassarsi di feste, regali e cose varie, eventuali, assurde, per le quali non ho fatto proprio video. E insomma, adesso eccoci qua, è passato tutto ed è tornato qui col nostro bellissimo Squall. Vi ricordate la scorsissimissima volta abbiamo preso Diablo. E adesso, in teoria, dovremmo andare a Balamb per prendere il treno per Timber, che è dove ci aspetta la nostra prima missione Seed. Ma prima di fare ciò, ho una chicca per voi, diciamo, appassionati del completamento di Final Fantasy VIII in tutte le sue salse. Ovvero c'è una piccola, diciamo, scenetta bonus alla quale possiamo assistere, che ci permetterà a breve, anche brevissimo direi, di ottenere un oggetto anch'esso bonus. In particolare, se non sbaglio, è la rivista Armi numero 3, che permette a Zell di imparare nella sua tecnica finale duello la mossa meteo attacco. Per fare ciò però dobbiamo seguire un procedimento, ovvero adesso ce ne andiamo in biblioteca. Oltretutto forse non vi ho fatto neanche mai vedere, quindi a questo punto cogliamo l'occasione. Ci sarebbero anche altre cose che potremmo fare, tipo prendere la carta Komuguri, la carta Quistis, la carta Seifer. Che cazzo è la biblioteca ora che ci penso, aspettate. Eccola. E dicevo, la carta Quistis, la carta Seifer, la carta Komuguri. Però non c'ho voglia, sinceramente, ragazzi. Non c'ho voglia di mettermi qui a giocare a carte. Poi magari perdo, devo ricominciare, troppe balle. Faremo degli episodi dedicati a questo. Allora, se non sbaglio, qui dobbiamo cercare una ragazza con le trecce, che potrebbe esserci o non esserci. Dobbiamo farlo con Zell nel nostro gruppo. Quindi Zell c'è. E come ho detto, appunto, dobbiamo cercare di farla apparire in qualche modo. E questo possiamo farlo semplicemente anche uscendo e rientrando, se non ricordo male. Allora, vediamo, per sicurezza diamo una parlatina qui con tu. Seed Snob. Non è ancora arrivata la nuova edizione, molto che aspetto. Mi dispiace, ma sai, abbiamo problemi col budget del comitato. Non ti preoccupare, non è urgente, ora non ho tempo per leggere. Vai a cagare allora. Immagino, voi siete sempre così impegnati. Comunque, prova a tornare più avanti. Ah, sì, grazie. Antipatico. Però non vedo nessuna tipa con le trecce. Noi in caso parliamo un po' con tutti. Prima degli esami è difficile trovare i libri, bla 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 bla. Controlliamo anche di qua. Che perché insomma non è che adesso mi ricordo tutto perfettamente, però sono sicuro che sti parlano dei libri, omicidio misterioso, chi era l'assassino, consigliami un libro. Va bene, ti è piaciuto, ciao, studente, va bene, basta. Però sono sicuro che qua la tipa con la treccia dovrebbe apparire, perciò state insieme a me e non demordiamo. Allora, niente tipa. Ancora niente, questa che è da sola, ci parliamo lo stesso ancora. Magari dice qualcosa di nuovo. Ah, ho il batticuore, ci ho parlato. Ah sì? Ti piace quello là? Tra l'altro che parlare dei Seed, va bene, va bene. Oltretutto, comunque, l'oggetto bonus che otterremo non sarà per nulla irrilevante, aggiungerei. Perché comunque meteo attacco è parecchio forte. Vero anche che non mi dispiacerebbe se la tipa apparisse. Quello sta dannandosi lì, il professor Patata. Apparirà. Abbiate fede in Fade. Ok, non ancora. Forza. E
Nel frattempo raccontatemi nei commenti, raccontatemi cosa avete fatto in questo fine di luglio, mentre io festeggiavo mi sono infilato dietro la porta, mentre festeggiavo qualsiasi cosa possibile. Avete giocato a qualcosa? Avete comprato qualcosa? Avete aspettato il video di Final Fantasy? Avete lodato il sole? Avete lodato il sole? Se avete lodato il sole, vi banno tutti. Tanto qua la tipa non appare, quindi non so. Comincio un po' a demoralizzarvi. Ricordo che anche comunque l'ultima volta che l'ho fatto ci ho impiegato tanto, tanto tempo. Praticamente quando c'è la tipa ci parliamo, questa qui ha una specie di cotta per Zell, e gli chiederà un appuntamento di far parte del comitato per organizzare tipo la festa che ci sarà qui del Garden di Balamb. E poi quando andremo... sono sceso di livello, poi mi metto a fare i test e... vado a livello 10.000, così mi riempio di sordi. Niente, a quanto pare, ragazzi, dovremo demordere. Sì. Parlo ancora con questo. Vabbè, ma dici sempre le stesse cose. Sei monotono come... come una lavatrice. Questo, tu chi sei? Saranno rimasti... non è vero, non c'è più posto. Vai via, fai schifo. Via. Io non demordo, ragazzi, però... se il video dura 40 minuti non vi incazzate. Va bene, basta. Direi che demordiamo. Ultima volta, pronti? Vai. Ok, non c'è, basta. Facciamo giusto un tentativo a uscire. Ciao, tizia. Buongiorno. Facciamo tipo l'ultimo tentativo uscendo da qua e rientrando. Proprio così, l'ultimo tentativo... per la serie proprio aggiorniamo tutto. Niente. Basta. Andiamocene. Quanto tempo ho già sprecato per questo? Vi faccio il video più lungo, non vi preoccupate. Ho sprecato 8 minuti di preziosissimo gameplay. Quindi vi devo 8 minuti. Ecco, quel tizio che corre lì, quel bimbo Nutella lì, è quello che ci darà il Komuguri, la carta Komuguri. Quindi vi devo 8 minuti di video, sappiatelo, perché comunque vi ho raccontato tutte le mie storielle nel mentre, quindi non voglio cancellarla, perché sono sicuro che voi fedelissimi la seguirete lo stesso. A sto punto andiamo a Timber. Perché sono ste due gnocche qua? Se non le ho mai incontrate. Fatemi ci parlare. Ah, non mi cagano, parlano tra loro. E dicevo, andiamo a Balamb a sto punto e pazienza per il... per l'oggetto a questo punto, credo. Ok. Ah, se seguiamo la strada eviteremo gli incontri casuali. Andiamo diretti, tanto... da Balam dobbiamo prendere il treno. Vedete, anche lì c'è la ferrovia. Perché scuola è grosso più della ferrovia. Più grosso anche dell'entrata della città. Ok. Allora, come prima cosa, dobbiamo andare a parlare con la madre di Zell. Sì, sì, se ti sposti anche. Grazie, gentilissima. Chi sei? Non mi interessa di tuo figlio, mi spiace. Allora, andiamo a salutare la madre di Zell. Ah, Zell, come mai qui? Vacanza oggi? No, lezione all'aperto. Peccato che mi hai detto la stessa identica cosa dell'altra volta. Ma che dite? Cioè, ma almeno un tentativo, uno, di prendere la carta... ora che abbiamo anche Diablo, che è una carta abbastanza forte, lo facciamo. No, non dovevi salire, devi parlare con la madre e sfidare la carta. Dai, facciamolo un tentativo. Dai, proviamo. Allora, vedete, abbiamo comunque questa carta in più. Allora, Diablo, Sifrit, Pyros, Tizio... e altro tizio. Ok, non c'è la carta di Zell, però c'è la carta di Bix, Witch. Che cazzo è dei due? Allora, direi che questa è una posizione stupenda, perché abbiamo 8 sopra e a lato. Ok, così. Quindi direi che potremmo...
Allora, facciamo qui a 6, 3. Mi assicuro un punto lì, ok. Tosta anche questa. Ok, così non ne ha nemmeno una che può. Ok, però così neanche noi. 6, 4. No. Pari. Riproviamo. Noi non demordiamo. Fa niente, anche se non sono bravo a sto cavolo di gioco di carte, ma ci proviamo comunque, ok? Dai. No, non voglio il Focaral. Voglio sempre questo. Ok. E vabbè, però si strunze. Finiamo fare anche questa. Mannaggia. Riproviamo ancora, ragazzi. Ormai ho deciso che questo video, perché poi una volta partiti per Timber diventa tutto un po' più movimentato, c'è la missione, quindi questo qua lo facciamo un po' video cazzeggio, che ne dite? Cioè tipo, abbiamo provato a fare la cosa bonus, giochiamo a carte, facciamo un po' di cose varie, varie ed eventuali. Io parto sempre così. Probabilmente poi il motivo per cui perdo. Immaginate. Mannaggia a te, ti venisse. Pari di nuovo. Ma noi non demordiamo, noi continuiamo. Tac tac tac. Dai, stavolta c'ha carte pippa. Davvero, se ragazzi, se riesco a perdere anche questa, davvero non gioco più a carte. L'ho detto, eh. L'ho detto. Proviamo a riflettere un po' di più. Ok. Yes! Sì! Sì! Sì, ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Finalmente! Una grande vittoria per l'umanità! Datemi sto tizio che sembra OP, dai! Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sono commosso! Sono commosso! Ma per festeggiare, ragazzi, annullo il timer! Episodio di 2 ore oggi, dai! Forza! Continuiamo a giocare a carte! Vai, vai! Oggi si festeggia! Come anche regalo per tutto il tempo che vi ho lasciato senza Final Fantasy. Una nuova carta. Cerchiamo di ripigliarci un po'. Allora, direi che la tattica di prima è stata vincente. Perciò, anziché cercare di prendere subito le carte. Ah, ecco, se l'è chiusa però stavolta. Ha capito la tattica pure lui. Facciamo così. Perfetto. No, perché così poi mi mette questa. Sì, dovrei farcela, proviamo. Così. Lui mette questa sotto. Io metto questa a lato. Sì! Perfetto. Loda al sole, puttana! E prendiamo. Qual è la più forte? Allora, questa fa a 6, 7. Allora, 7 più 3, 10, 16, 18. Questa qui 7, 14. Ha di più questa. Rum rum drago. Rubrum dragon. Ok. Beh, ma io voglio la carta di Zela a sto punto, eh.
No, Squall, non ti imbellinare. È che ormai siamo partiti, ragazzi. Ormai siamo partiti. Allora, questa è Ifrit, il drago che beve il rum. E questo, il pirlo. E tutti a posto. Ok, allora. Stavolta devo iniziare io. E io decido di iniziare. Così. Ok, il suo punto debole è il 4 sotto. Vediamo un po'. La sto giocando. Ok, perfetto. Ok, così dovremmo essere in una botte di ferro. Perfetto. Zam! Quello che puntavo era questo. E pam! Pam! Come on! E ci prendiamo la carta Ouija Bix, che è anche abbastanza rara, mettiamola così, diciamo non troppo, non esageratamente rara. Ma noi, sapete, vogliamo la carta di Zell. E alla facciazza, se riesco a prendere quella di Zell, torno indietro e andiamo a prendere anche quella di Quistis e di dell'altro, là, di Safe. Allora, Witchbix, guarda quante carte OP. Niente carta di Zell, però. Va bene. Rimango fisso sulla mia... Anzi, cambiamo, facciamo così. Ma questa è troppo OP per sprecarla subito. No, resto con questa. Mi dà un punto di forza così iniziale. Adesso facciamo così. La riprende subito. Esatto, me lo aspettavo. Pam! Lo sapevo. Lo sapevo. E boh, quale dovrei prendere? Qua abbiamo il Belos. Pure questo non scherza. Blitzcrank. Prendiamo Blitzcrank. Continuiamo a giocare, ragazzi. Questa sarà la puntata del gioco a carte. Se vi rompete le palle, saltate direttamente al prossimo episodio. Ma... Allora, te. Va bene così. Carte del cazzo. Beh, c'è quel tizio lì, il secondo, che non è malissimo. Sì. Come si dice, tattica che vince non si cambia. Uguale, eh. È proprio uguale. Adesso la riprende. Scontato proprio come... Ok, quella non la riprenderà mai più. Pam! Prendiamo questa. Jim47N. Benvenuto. Perfetto. Voglio la carta di tuo figlio. Dammela tutta. La carta di tuo figlio, eh. Ok, questo è male. Tac, 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 tac. Ah sì, questa è più forte. In effetti. 10, 15, 19... 10, 17, sì, è più forte. La carta di Zell. La carta di Zell. Allora, voglio cercare di attirargliela fuori. Voglio fare così. Voglio vedere se me la butta sopra. Perfetto, lo sapevo. Perfetto. È caduto esattamente nella mia trappola. Il problema è che adesso però per prenderla potrebbe riprendersela con quel set del
sia... come si chiama quel mostro, non me lo ricordo, quel secondo che ha. Con questa non riuscirei a prenderlo. Dovrei per forza piazzare questa qua, però poi me la inculerebbe subito. Proviamo, rischiamo. No, non rischiamo. Non rischiamo, non rischiamo, facciamo così. Perfetto. Adesso facciamo... facciamo così. Ok. Spam! Aia. No! No! Perché? Perché? Disdetta Maronna, è tramontato il sole. Mannaggia a me la sfiga. Dimmi che c'è ancora, sì. Devo iniziare io, che tu coglioni. Riproviamo la tattica di prima, non è vero. Oh sì, riproviamola, stavolta così. No, questi così, con questo, dai. Dai, dimmi che me la piazzi lì, ok. Cosa avevo fatto prima, ragazzi? Non me lo ricordo più. Ah, giusto. Così. Ok. Ok, più o meno sempre come prima. Così. Adesso se la riprendi immediatamente. Aia. Però pam. Ok. E abbiamo la carta di Zell, signori. Guarda, ecco, abbiamo la carta di Zell. Bam bam, strabam proprio, aribam. E adesso alla facciazza, alla facciazza, torniamo indietro al garden. Intanto questo episodio durerà infinito, non me ne frega niente proprio, non me ne frega niente. Torniamo al garden, torniamo al garden e andiamo a prenderci la carta di Quistis. Quella di Cypher non mi ricordo chi cavolo ce l'ha. Non me lo ricordo. Oh mio Dio. Boh, andremo a cercare un attimo a Zonzi. Ah, la carta Komuguri. Ci prendiamo la carta di Quistis e la carta Komuguri. Andiamo a prendercele alla facciazza loro e a tutti quelli che nel primo episodio mi avevano detto che ero scarso a carte. Che è vero. Quindi avete ragione lo stesso. Non è vero. Cioè, non è vero che sono bravo, quindi avete assolutamente ragione. Il culo di selfie. Allora, il primo che troviamo... sto tizio qua è sospetto. Io ricordo che sto tizio c'aveva qualcosa, ragazzi. Non mi ricordo che cosa. Però c'aveva qualcosa. Allora, Zell, Diablo, Sifrit, Widge, Drago, mamma mia. C'è un... cazzo, c'ha un Tom Berry, c'ha... vabbè, a sto punto siamo qua. Allora... quella è mia. Direi che abbiamo vinto. Inutilità, ma abbiamo un Tom Berry. Forse è più utile questo, non lo so. Ma no, prendiamo il Tom Berry, che non si vede magari tanti. Provo un'altra volta giusto per togliermi lo sfizio, perché non so, c'era qualcosa di non so, quello lì. Magari mi sbaglierò sicuramente. Eh sì, non c'è nulla, vabbè. Adesso andiamo a cercare altro comunque, non vi preoccupate. Questa me la faccio prendere apposta. Aia. Ok.
pari. No, ho vinto, un GG. Che cavolo prendo? Prendo Adamantart, prendo. Basta, andiamocene, sei inutile, mi hai deluso, io muoro quando gioco a carte con te, muoro. Se mio cane vede tue carte, mio cane va fanculo, perché sbagliato. Che cazzo sono queste? Non hai fame, andate a cagare. Ok. Tac. Andiamo a cercare il bambino che corre. No, non è quello. Salviamo. In caso, si sa mai. Abbiamo guadagnato un sacco di carte. Se le perdiamo, mi muoro. Mi muoro. Ok. Allora, vediamo un po'. Il bambino. Grazie per i soldi. Il bambino gira qua intorno, quindi lo troveremo. Questa qui è sospetta. Grazie. Il bambino c'è, sta girando. Appena ci capi... Eccolo qua. Continua a correre sul posto, guardatelo fiero. Ok. Diamo la carta con Muguri se ci riusciamo. Tac, 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 tac. Che non c'è, vabbè. Donga, 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 donga. Contato come il piscio dopo la birra. Non è una grande mossa, ma è il fatto. Adesso se lo riprende. No, perché è deficiente. Vabbè, c'è qualcosa di lontanamente raro, ma prendo questo. Però voglio l'altra carta. Fermo, esatto, non scappare. Mi devi dare la tua carta Komuguri immediatamente. 10 me ne dà. Pessima mossa. Adesso se la riprende. Inutilità, inutilità e altre inutilità. Dammi il verme degli abis. No, via. Sei dura a smollarmela. È tipo la madre di Zelda. Prima che me l'ha data. Ah. Qua però c'è un cactus o un chiactus, non ho mai capito i 10.000 modi in cui si chiamano. Si riprende quella in mezzo. Se la riprende da sinistra, non ce la fa, incredibile. O un nato, qua è proprio un nato. Riprendiamo la carta Chiactus. No, 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 bimbo di merda. Dove credi di andare? Allora, Zell, questo, compagnia. E non me la dà la carta, schifoso, me la devi dare. Mamma mia, è rara, è rara, quindi è comprensibile comunque. La copia di prima, ora si riprende quella lì. Io però faccio così. Schifoso, lezzo. Lezzissimo. Pari, vabbè. No, non andare via. Muzuna, il bambino è sparito. È un'altra dimensione. Com'è possibile?
Va bene, no, non faccio domande. Niente, niente. Però c'è un drago marcio lì. Carta così inutile lì. Non faccio neanche la fatica di prenderla. Scontato come il piscio. Ho vinto questo, il Triarchigos, inutile, ma va benissimo. Dai, fermo lì. Ma sta carta Komuguri è diventata una leggenda, non esiste più. Guarda le nostre carte come aumentano intanto. Non c'è, però c'è una carta figa, la seconda, la e la voglio. Così. Quanto dura sto video, ragazzi? Non lo so, non si sa. Questo video dura. Il video dura, non si sa. Sbam. E voglio Leaf Forbidden. Forse sarebbe più OP questo. Ah, prendiamo questo. Ui, tranquillo. Voglio la carta Komuguri, dammela. Siamo arrivati a 3 pagine. Oh, non me la dà. Non me la dà, fai schifo, fai. Prendiamo qua l'Ochu. Ochu. Non scappare, non scappare, bambino di merda. La noia vi starete addormentando, ma... Sì, la carta Komuguri. La carta Komuguri, sì. Ok. Ok, allora che punti ha? 9 in alto e 9 in basso. Però ai lati è debolissima. E se io mettessi Diablo qua così potrebbe anche prendermela potenzialmente. Però non potrebbe prendermi Ifrit qua. Sapevo io. Sapevo io. Ah, l'importante è che io riesca a prendere... Sì, dovrebbe funzionare. Ora lui mi prende questa dalla destra. Però io mi prendo questa e lui non me la può prendere perché non ha nulla di abbastanza forte. Perfetto, perfetto. Piazzo questa. E piazzo questa. Pam! E la carta Komuguri c'è! Vai via, bambino di merda, non ti voglio più vedere. Schifoso. Perfetto, ora... Se non ricordo male, la carta di Quistis, secondo piano, è nella classe dove c'è il suo fan club. Credo, giusto? Vero? Andiamo a vedere. Non so chi del fan club ce l'ha. Scusate, è tardi, ho sonno. Meglio che non volete, non vorreste sapere che ora sia. Queste magari sono queste il Quistis fan club qua. No, non c'è questo, va bene. Sarà in classe allora. Andiamo a riuscire a prendere almeno la carta di Quistis, perché quella di Cypher non mi ricordo dov'è. Questi, bembo numero 3. Sporcata le mani, ha sconfitto 11 nemici, va bene, va bene. Si è sconfitto 27 nemici, ma di te non me ne importa niente, grazie. Non so se ce l'hai tu la carta, ma... Nel dubbio, io ti sfido e ti ciulo qualcosa. Arda la carta Komuguri. Pam, subito, al primo colpo. Superdiamo, attenzione. È abbastanza forte. Ha delle carte forti. Allora, beh, perfetto. Basta che prendo quel. Però. Ok, ho un piano. Non è vero. Allora. Ragazzi.
dovrebbe funzionare. Ok. Ok. Efficiente. Perché non mi ha preso quella carta lì? Se ne pentirà per tutta la sua vita proprio. E ora ovviamente la riprende. Spam! Bam! Sì! Bam, Quistis, vieni da me! Vieni da me! Maledizione, non mi batterai più, vaffanculo! Ti ho battuta! Siamo i maestri delle carte! I maestri delle carte! Alla facciata ora ce ne andiamo al safe point! Lo diamo il sole, come non so... Anzi, no, vado avanti! Aspettate che guardo sul cellulare la carta safer, chi ce l'ha! Guardo sul cellulare, aspettate. Allora, tanto raccontatemi i fatti vostri. Allora, mettiamo il wifi. Allora, scrivo carta safer. Tanto non penso che ci siano tanti modi di fraintendere per Google. Spero. Sei offline, lo so, ti ho appena detto di connetterti. Dai, su, su. Ok, si è connesso. Ora vi svelerò anch'io dov'è la carta safer appena... Eccoci qua. Si può vincere... Si può vincere da Sid prima di prendere il treno per Timber. Beh, l'ascensore va al terzo piano. Ah beh, grazie. Andiamo. Siamo già qua, guardate proprio. A fagiolo. A fagiolo abbiamo lodato il sole. Vai al terzo piano. Salve Presidente, sto venendo... Ah, che bella casa che c'è il signor Presidente, eh? Signor Presidente, sono venuto a sfidarla. Robin Williams, dammi safer. Cioè, ma guardate quante carte OP che abbiamo. Mamma mia. Ovviamente non c'è la carta safer al primo colpo. Qua c'è quella, la terza lì, che ora è la seconda, che non so cos'è. Allora. Stupendo, con un 3 lo batto. Come osi, io ti banno. Pam. E ci prendiamo sto schifo, chimera. Ma... voglio rigiocare a carte, perché voglio la carta safer. Tac, 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 tac. E non c'è, però vedo un Bimut. Cos'è quello lì? Insomma, qualsiasi cosa sia, io lo vedo. Addirittura proprio lì in mezzo. Peccato. Non avrà molto effetto messa di questa carta. A questo punto preferisco fare così. Fare così. Ok. E ci prendiamo un Bimut. Ho anche azzeccato il nome. Grazie Sid. Anzi Robin. Grazie Robin. Però Robin, se mi dai safer, e poi c'è anche un motivo perché ha safer, perché poi scoprirete delle cose, non posso spoilerarvele, sono un po' sottili, ma nella prossima puntata andiamo avanti con la storia comunque. Questa la chiamerò tipo il mago delle carte. E ci sta una doppia combo. Spam! Schifoso, ti odio. Vabbè, tanto non c'era la carta che ci serviva.
Mi sto alienando, ragazzi, a giocare a carte all'ora che non vi dico che ora sia. Un'altra carta Big Sedwige. Ce la prendiamo lo stesso. Parto alternativo. Wow. No? Sì. È stata una partita insulsa questa. Ho giocato anche malissimo. Però dai, smollami l'ultima carta. Dai, così vado a dormire. No. Poi c'è la carta lì, questa che non ce l'ho ancora, che è un buon segno. Buon segno, vabbè. Why you do this? Why? Questa è il Noil che non ce l'ho ancora. Voglio la carta di Seifer. Dammela come la madre di Zell. L'ho chiesta. Quando parli della madre di Zell che la dà. Guardate che fiero che è. Faccia da culo, fantozzi, quei pantaloni in collo lì. Allora, minchia, un A sotto un 9. Che cazzo lo fermo? Con niente. Niente, non lo fermo proprio. Quindi quella, la carta lì se la tiene, è impossibile. Oh, in mezzo, che due coglioni quando mettono le carte in mezzo. Lo sapevo. Ok. E abbiamo la carta Seifer. E ba 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 ba. Loda al sole, puttana. Puttana di Sid. Loda al sole. Lodalo. E andiamo a salvare. Basta. Quanto è durato questo episodio? Troppo. È durato troppo. Troppo. Mi avete perdonato per non essere, aver fatto video di Final Fantasy per tutta questa settimana. Questo video lo lascerò caricare tutta notte. E basta, basta. Ricordatevi, lodate il sole e lodate le mie carte. Ciao a tutti. Bella, bella, ciao, ciao.